mi pare venuto fuori un bel lavoro, anche la gente è contenta, a dimostrazione che le istituzioni quando si impegnano, e si impegnano vi assicuro, spesso possono ottenere anche dei risultati importanti. Ora la questione sarà da un lato mantenere, che c'è il consorzio che noi nella legge di riforma incarichiamo della manutenzione, e poi vogliamo andare avanti ancora. Mi veniva detto che sia stato appaltato il Magione, questo corrente, hanno consolidato e riassati gli argini per una spesa di 3 milioni di euro, poi in corso la presentazione definitiva e i primi lotti di quella esecutiva per quanto riguarda Camporeto. Per dare un'idea complessiva, la regione ha speso qualcosa come circa 25-26 milioni di euro, qui si aggiungono 10 delle ferrovie e 10 dell'ANAS per rialzare i ponti della strada e della strada portata. Adesso presenteremo un piano quinquennale di investimenti, prevedono 100 milioni di spese all'anno, prevede che attraverso il tributo anche i consorzi abbiano circa 30-40 milioni in più per fare manutenzione, e penso che le cose si cominciano a vedere. Non tutto si risolve con la bacchetta magica, a volte ci sono anche difficoltà, ma stiamo veramente facendo sul serio. La prima cosa, come ci insegnano i nostri anziani, è tenere pulito, ordinare, consolidare gli argini, evitare che ci sia la vegetazione che infesta i fiumi, che infesta i torrenti, e poi bisogna anche avere una capacità di intervento anche su cose nuove come questa appunto di Campo Regio, che è molto dispendiosa, ma io sono convinto a quel punto questa zona diventerà una delle zone più sicure della Toscana. È importante lavorare per creare le condizioni sane per il futuro, come abbiamo fatto per gli argini e come stiamo continuando a fare, e anche per questa laguna garantire strumenti di governo delle avversità e dei periodi problematici che mettano in sicurezza tutte le attività. La laguna è un'oasi naturalistica, è un luogo dove si fa molta pesca e c'è un'attività importante che dà lavoro a centinaia di famiglie e qualcosa anche di più, e poi dopo ci sono accanto anche gli stabilimenti. Bisogna trovare il punto di gestione e di equilibrio di tutte queste tre vicende, mettendo in campo tutti gli strumenti tecnici che si possono mettere in campo.